Dal Forum Quale Energia, siamo alla seconda giornata, qui con noi c'è Antonio Valente, amministratore delegato di Lorien, che ha appena presentato un aggiornamento dell'osservatorio di ricerca sugli italiani. E, diciamo, il suo intervento è stato diviso in due parti. Nella prima parte è illustrato un po' tutta la situazione dell'economia italiana. Di cosa stiamo parlando? Un breve riassunto per i nostri lettori e per chi ci sta guardando. Allora, la prima parte è sicuramente la fotografia di una situazione molto critica, non solo i numeri ma soprattutto il sentimento collettivo ci dice che siamo di fronte veramente a una situazione nella quale si passa dalla paura al disastro e di conseguenza ci troviamo di fronte a un corpo sociale ma anche un corpo delle imprese che in questo momento stanno chiedendo veramente un cambio di rotta, quindi non si tratta solo di combattere ma di rivedere completamente quelli che sono i paradigmi di questo sistema. La prima preoccupazione di tutti sicuramente è il tema economico dell'impresa e il tema economico dell'occupazione, ma immediatamente dopo, come tutti gli anni, ci troviamo di fronte alla consapevolezza che il territorio dell'ambiente è un territorio sul quale bisogna confrontarsi non solo per l'immediato ma anche per il futuro. E dal punto di vista ambientale anche lì ci sono delle preoccupazioni che toccano maggiormente gli italiani. Certo, il primo è sicuramente quello dell'inquinamento, ma collegato a tutto quello che sta avvenendo in Italia nel mondo, il tema dei cambiamenti climatici, che non è soltanto un fatto di disastro ma un fatto proprio di prevenzione e di gestione. Tutto questo però impatta su un tema forte che è il tema delle risorse. Allora, in questo momento vi è scarsità di risorse ma soprattutto vi è dispersione di risorse e infatti la critica più feroce che arriva ormai dal sistema, dall'opinione pubblica, è che sul fatto che lo Stato non è in grado di gestire bene le risorse, assorbe risorse, ormai ci troviamo di fronte a un carico fiscale, una pressione fiscale che è insopportabile per le famiglie, per le imprese, ma nonostante questo aumenta il debito pubblico e non vi sono investimenti nelle direzioni giuste. La scelta deve essere radicale, bisogna tagliare il 10% dei costi dello Stato e destinare questo 10% su un futuro. Tra queste naturalmente c'è il tema dell'energia, che non è soltanto un tema di investimenti sulle rinnovabili, ma un pilastro forte dei sistemi. Energia vuol dire tutto, vuol dire sicuramente sfruttamento delle attuali risorse disponibili, ma soprattutto pensare a un futuro. E in questo senso non vi è più un problema di consapevolezza, il tema dell'energia rinnovabile è passato. Però bisogna stare molto attenti, è passato il concetto che si può essere un futuro rinnovabile, un futuro sostenibile, ma poi bisogna dargli consistenza anche economica. Quindi possiamo concludere dicendo che c'è più consapevolezza ma mancano azioni concrete. Sì, tant'è vero che si sta innestando un processo molto interessante, sicuramente da non sottovalutare, che è il concetto della partecipazione attiva. Il corpo sociale in tutte le sue espressioni oggi sta ribaltando il concetto della rappresentanza. Ormai si è sicuri, si è consapevoli del fatto che per cambiare bisogna agire in prima persona e si agisce in prima persona sia con comportamenti virtuosi da un punto di vista di consumo. Nessuno ormai pensa che si possa tornare al passato, non ci possa essere più uno stile di vita che vada verso la crescita dei consumi ma verso sicuramente una sobrietà, una dignità, e questa stessa sobrietà e dignità che viene richiesta alla classe dirigente in termini di gestione di governance. E l'altra cosa più importante, è ovvio e ormai scontato, che chi governa questo paese non è più la classe politica nazionale, ma le governance si sono spostate molto in alto e di conseguenza anche molto in alto deve essere il respiro dell'opinione pubblica. Grazie. Grazie a lei per essere stato con noi su greenbiz.it, dal forum è tutto. Grazie.